Frazione di Santa Cesarea Terme, vanta origini antiche risalenti all'età dei metalli. Situato verso la strada che in passato collegava Vaste a Castro, è da sempre il crocevia della rete viaria che metteva in comunicazione tra loro gli insediamenti rurali della zona. All'ingresso del paese si colloca il celebre Cisternale, un invaso scavato nella roccia, forse risalente all'età del ferro, che permetteva di rifornire di acqua gli insediamenti rurali presenti nel circondario. Il volto del centro storico di Vitigliano è delineato dalla chiesa matrice, edificata nel 1726 e dedicata a San Michele Arcangelo. Poche decine di metri dalla chiesa madre sorge la cappella di San Rocco, al cui interno si conserva la statua del santo compatrono, festeggiato come consuetudine a Vitigliano il 21 e il 22 agosto. Ogni 21 giugno si festeggia invece San Luigi Gonzaga. Per l'occasione la statua del santo è portata solennemente in processione e accolta dai fedeli con delle decorazioni realizzate con le foglie di palma. Quella di San Luigi è una festa importante, segna infatti l'avvicinarsi della conclusione della stagione primaverile e l'inizio dell'estate. Nell'architettura urbana del borgo antico si individua facilmente la facciata di Palazzo Ciullo, esempio di architettura aristocratica salentina. All'ingresso si accosta il piccolo oratorio dedicato alla Vergine Immacolata e arricchito da un piccolo campanile a vela posizionato in cima all'edificio. Palazzo Gargasole è il luogo della cultura di Santa Cesarea Terme. All'interno del nobile edificio è allestito il Museo degli Orologi e delle Torri Civiche. Nelle sale, infatti, è possibile ammirare gli orologi e i meccanismi a tempo che nel passato erano posizionati sulle torri municipali delle tre località di Santa Cesarea Terme, Vitigliano e Cerfignano. Inoltre è possibile visitare l'interessante mostra permanente dedicata agli antichi fossili. Un'interessante raccolta che permette di ammirare vari minerali e i resti di antichi esseri viventi marini ritrovati all'interno delle rocce salentine che hanno fatto da scrigno a questi sublimi gioielli. Nei pressi del Calvario si erge la chiesa di Maria Santissima Addolorata, edificio legato all'omonima confraternita di Vitigliano, è realizzato interamente in carparo e pietra leccese. Si può dire che Vitigliano riesce a coniugare l'antico e il nuovo, ed è affascinante camminare tra le stradine del piccolo centro o per le lunghe arterie sterrate che attraversano i campi e i muretti a secco. Mondo in cui la storia del Salento riecheggia nei suoi colori e nei profumi della terra.